Un dato che influisce molto sulle tasche degli italiani è sicuramente l'IVA, in cui l'Italia, rispetto agli altri paesi europei, è nelle prime posizioni per aliquota più alta. E siccome non siamo proprio nelle primissime posizioni, sono stati già previsti degli aumenti per il 2019. Siamo dei signori, quando c'è da pagare non vogliamo essere secondi a nessuno. Perché è vero che ci sono alcuni paesi con aliquote più alte di noi in Europa, come ad esempio quasi tutti i paesi nordici, ma è pur vero che i servizi offerti in cambio sono nettamente migliori rispetto ai nostri. Come a dire, io pago 20 e in cambio mi danno un Porsche Cayenne, in Italia pago 19 e in cambio ricevo un Pandino, dell'87 però. Perché l'Italia, che oltre all'IVA ha anche le imposte tra le più alte d'Europa, dovrebbe quantomeno offrire dei servizi migliori, come l'istruzione. E invece ad esempio siamo il terzo paese europeo con le tasse universitarie più care, che per alcuni atenei superano addirittura i 2000 euro. Per non parlare delle elementari, che addirittura ti devi portare la carta igienica da casa. Poi dici che la scuola fa cagare. Mentre ad esempio in Germania e Norvegia non è prevista alcuna tassazione. Praticamente nel Porsche Cayenne non ci pagano nemmeno la benzina, mentre nel Pandino dell'87 ci paghiamo pure l'Arbre Magique e ci paghi pure le accise sopra. Perché il problema grosso in Italia qual è? L'evasione. E allora questi grandi economisti che abbiamo, che ragionamento hanno fatto? Aumentiamo l'IVA! Così gli evasori che prima non pagavano il 18% adesso non pagano il 22%, quindi evadono di più. Mentre chi ci rimette è sempre quello che paga le tasse. Tra l'altro l'IVA è differenziata perché per i beni di prima necessità, come la frutta, l'IVA è del 4%, mentre ad esempio per i cerotti, che non sono un bene di prima necessità, l'IVA è del 22%. Infatti, se ti fai un taglio alla mano per risparmiare, mettici la buccia di banana. Poi, se il dolore non passa, prova a mettici la banana intera, almeno non pensi più alla mano.